60 نفر. Sono decine i migranti morti sotto il bombardamento che l'aviazione del generale Khalifa Haftar ha compiuto la scorsa notte su di un centro di detenzione di Tejura, ad est di Tripoli. Siamo nelle adiacenze della base militare di Dammam, cioè uno dei posti in cui le milizie di Misurata e quelle fedeli al governo del presidente Fayez al-Sarraj hanno ammassato veicoli e munizionamenti per la difesa della capitale libica sotto attacco dal 4 aprile. La struttura ospitava diverse centinaia di migranti. I feriti sono stati portati negli ospedali di Tripoli, gli altri evacuati in analoghe strutture. Il bombardamento ha suscitato reazioni in tutto il mondo, tanto che il Consiglio di sicurezza dell'ONU tiene una riunione di emergenza sulla Libia. L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, il libanese Ghassan Salamé, ha dichiarato che questo attacco contro i civili è chiaramente un crimine di guerra.